Cala il Sipario su Sicheria d'Estate, la rassegna culturale ed enogastronomica che si è tenuta il primo fine settimana di agosto nelle antiche Sarine Galia alle porte di Trapani. Per due giorni la struttura, aperta al pubblico, ha ospitato turisti, visitatori e curiosi che hanno assistito alla raccolta del sale, ascoltato gli antichi canti salinari, degustato i vini e prodotti agroalimentari e assistito ad eventi culturali di risonanza internazionale. Il tutto si è svolto nello splendido scenario delle Saline, un'area talmente meravigliosa da essere protetta al WWF, ovvero nella riserva naturale orientata Saline di Trapani e Pacego. Ancora una volta un bilancio assolutamente positivo. Il nostro obiettivo, che è quello di coniugare il sale, che non è soltanto il sale in quanto montagna bianca in se stessa al momento, ma proprio il sale, quello che è la cultura, la nostra tradizione, ci stiamo riuscendo appieno, perché lo vediamo dalla risposta del pubblico e dalla risposta anche di ieri sera e di oggi. Stiamo cercando, insieme al Società Salviamo i Mulini, a tutta una serie di contributi, ma anche di privati alla fin fine, perché sono forse quelli che si muovono meglio nel territorio, di restaurare uno dei beni della provincia. Sono 200 mulini di Trapani, non sono pochi, ma insomma noi ci stiamo tentando il nostro piccolo. Siamo all'interno di un sistema che purtroppo ha, dal punto di vista del sale, secondo me una visione piuttosto restrittiva, nel senso che punta soltanto a quello che è il sale come oggetto fisico. Il sale è molto di più, perché il sale è sale in zucca, il sale è la nostra cultura, la nostra tradizione, la tradizione dei nostri nonni e dei nostri bisnonni. E lavoriamo incessantemente perché ci crediamo, perché abbiamo la passione. Quest'anno abbiamo estratto un sale bianchissimo, purissimo, e siamo molto contenti del risultato. Noi qui lavoriamo incessantemente, quasi 365 giorni l'anno, sulle nostre forze. Posso dire pubblicamente che non ho mai avuto un contributo. Io sono fuori dal coro, apparentemente fuori dal coro. Mia madre ieri sera piangeva perché mio nonno cantava quei canti, mio nonno era lì salinaio con le spalle piegate che raccoglieva il sale. Quindi sono fuori dal coro relativamente, forse perché ebbe la sfortuna di avere quattro figlie femmine, per cui i maschi, le femmine allora non potevano entrare a fare salinai. Noi femmine degli anni del 2000 siamo un po' più toste, un po' più dure, quindi ce l'abbiamo fatta. Facciamo parte di un territorio ricchissimo, allora la guerra l'uno contro l'altro non ha senso, dobbiamo allearci e vincere alla grande. Io sto cercando di lavorare esclusivamente col sale integrale, mi auguro di riuscirci assolutamente il più breve tempo possibile e quindi di portarlo veramente su tutti gli scaffali. Qui il tempo sembra essersi fermato a qualche secolo addietro e con sale senza sole, la rivisitazione storica della raccolta del sale di notte, con canti della tradizione popolare dei salinari sotto il chiaro di luna, è stato proprio il culmine. L'iniziativa è stata promossa dalla dottoressa Giovanna Vacca, amministratrice di Siccheria SRL, e dal presidente dell'associazione Salviamo i Mulini, Patrizia D'Angelo, due giovani intraprendenti donne del sale a cui stanno particolarmente a cuore le sorti delle saline. Entrambe investono le proprie risorse e si battono per il recupero della cosiddetta zona umida di Trapani. Gli ospiti sono stati accolti con un drink di benvenuto a base di snack, stuzzichini e vini tipici della zona, tutti prodotti accuratamente scelti e commercializzati con il marchio Siccheria. Io penso che i colori e gli odori di Sicilia vanno soprattutto, prima di tutto, attraverso il cibo, e quindi abbiamo deciso già un paio d'anni fa, e continuiamo in questo percorso, di mettere nel nostro paniere tutta una serie di prodotti che ne esaltino gli odori e i sapori, oltre che i colori, quindi il verde dell'olio, quello che può essere il vino, alcuni patè molto particolari, alcune marmellate. Deve risaltare il gusto della Sicilia. Siccheria oggi rappresenta una nicchia che tende alla qualità del prodotto, soprattutto il sale integrale. Stiamo puntando a quello che sono i valori della tradizione di un tempo, ma soprattutto a quello che sono la salute, perché preferiamo non raffinare il sale, raccoglierlo e quindi proprio commercializzarlo così, pieno di oligoelementi. E quindi proprio una nicchia, perché ci stacchiamo da quella che è la massa e cerchiamo di raggiungere un mercato ben diverso. Allora, noi produciamo il sale integrale e il fior di sale, possiamo dire che siamo dei giardinieri del mare, perché il mare è praticamente il nostro campo di coltura e noi raccogliamo i nostri fiori. Il fior di sale, che è il prodotto per eccellenza, ricchissimo di magnesio, ottimo sia per salare sia proprio per la salute, per il ricco contenuto di magnesio, e poi il sale integrale, tutta una serie di aromatizzazioni diverse che servono alla casalinga, servono al ristorante, servono ad esaltare il gusto di Trapani. Time, you got to call me.
L'associazione Salviamo i Mulini nasce all'incirca 3 anni fa. Il nostro obiettivo è quello di cercare di recuperare questa parte del nostro patrimonio che è unico al mondo, perché le saline di Trapani sono le uniche al mondo ad avere mulini a vento, che purtroppo sono stati completamente abbandonati dopo la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo voluto creare questa associazione per salvare questi mulini che appunto sono più di 200, fanno un po' da sfondo a tutto il tratto di costa che va da Trapani a Marsala, perché per noi sono il nostro simbolo e anche possono essere un polo di attrazione turistica anche se sfruttati appunto per il meglio. Stiamo parlando delle vecchie saline, molte delle quali in stato di abbandono dal dopoguerra ad oggi. Un'area caratterizzata da vasche per la raccolta del sale, canali un tempo navigabili e struggenti mulini a vento che servivano a pompare l'acqua o a macinare il sale. Si crea d'estate è stata una provocazione per le autorità competenti, Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali, Regione Sicilia, WWF. Una dimostrazione gratuita di come possono ritornare ad essere oggetto di interesse le saline al trapanese. Peccato che la provocazione non è stata raccolta, erano infatti tutti assenti. Ancora una volta a nessuno sembra interessare il recupero delle saline e lo sviluppo economico produttivo di tale area, ma si sa, lo spettacolo deve comunque andare avanti e le due energiche donne del Sale non si sono tirate certamente indietro e le serate si sono articolate come da programma, ricco e variegato sotto l'aspetto culturale. Tra i momenti culturali da segnalare la presentazione del libro Il Sale Fa Bene di Zabin Heck e la presentazione di Assa Benedica, il progetto solista da cantante jazz Wanda Rapisardi e il gruppo. Qui ci troviamo in un posto dove nasce il vero sale, no? Perché il vero sale viene dal mare e quello che forse da bambini potevamo raccogliere anche su uno scoglio dove c'era una pozza di acqua di mare che si asciugava. Nel mio libro racconto questa mia passione che è trentennale ormai, racconto un po' di cose personali, ho fatto una raccolta di favole per i bambini, ci sono 3-4 favole che si può raccontare ai bambini, dove si racconta nella saggezza popolare che senza sale la vita è sciaba. Quindi, e poi ovviamente ci sono dei dettagli sulle cause dell'ipertensione, ci sono riferimenti ai problemi della tiroide, la ritenzione idrica che interessa tanto le donne, che in realtà col sale raffinato, lo posso dire, chi vede questa cosa qua, non viene la ritenzione idrica, viene solo col sale raffinato, anche perché se oggi noi ci facciamo una bella insalata e ci mettiamo nessun granello di sale, ci mangiamo 2 etti di prosciutto. Se voi salate la vostra insalata ne mangiate una fetta. Ecco, questo è il trucco, perché in realtà il sale lo mangiamo e ne mangiamo tantissimo. Allora, Assa Benedica si chiama così perché è un saluto, essendo il mio primo album da solista, è un saluto a tutti quelli che mi ascoltano, quindi la scelta del nome per questo racchiude diverse canzoni della tradizione popolare siciliana e pezzi inediti però che riprendono tante poesie della nostra appunto tradizione popolare, diciamo così. E quindi è tutto poi condito dal jazz, che è la musica che mi piace di più, e quindi è un misto tra le due cose. Nell'ambito di Sicaria d'estate si è tenuto lo spettacolo folk del gruppo Sicania, l'esibizione dal vivo del chitarrista Alberto Arcieri, quindi l'evento clou della rassegna, la prima internazionale di Atrasis, il film concerto di Dino Viani ed Emanuele Dimas de Melo Pimentas. Da un anno frequento questo luogo che ho già definito magico, e quindi in un luogo magico non si poteva che non presentare un lavoro di questo tipo. C'è bisogno di, come dire, di riavvolgere un po' il nastro, no? E quindi Atrasis da un lato fa riferimento a, come forse avrà detto già il maestro Pimenta, ad un'opera di 8.000 anni fa, quindi già 8.000 anni fa nella cultura mesopotamica già si erano posti il problema dell'acqua, dell'ambiente, della sovrappopolazione, che saranno i temi del futuro, quindi non si faranno forse più le guerre per il petrolio, ma per la carenza di acqua, che scatenerà evidentemente dei conflitti non di poco. Ma soprattutto è anche un modo di ritornare a un qualche cosa che ha a che fare con il senso della saggezza. Atrasis era il profeta, la persona che guardava le cose, il saggio che guardava le cose molto in anticipo, e guardando le cose in anticipo avvertiva il mondo, quindi la sua gente, di quelli che erano i rischi, di come porre rimedio. Come nasce questo connubio artistico con Dino Viani? È nato da anni, perché Dino è una persona, un grande artista. Io dico sempre che più di un regista è un poeta,
è una persona di una sensibilità incredibile che ha fatto dei lavori importanti e già abbiamo fatto tanti lavori insieme. Io ho una casa in Abruzzo e siamo amici e abbiamo fatto tanto lavoro da più di 10 anni. Il tutto è stato tanto apprezzato dal pubblico, molti dei quali hanno lasciato i propri recapiti per poter essere informati sulle attività culturali di Sicheria SRL. Soddisfatti della riuscita dell'iniziativa, Massimo Daidone e Giovanna Vacca di Sicheria SRL, che hanno già annunciato agli ospiti la seconda edizione di Sale Mediterraneo, che si terrà sempre all'antica Salina Galia a Trapani tra la fine settembre e i primi di ottobre 2012. Un altro grande appuntamento con il sale, la cultura e l'arte a cui la Centro di Lanza è invitata a partecipare.